90 anni fa, chi voleva lavorare in Italia doveva prendersi la tessera del partito fascista. Non siamo in questa condizione, ovviamente, sarebbe sbagliato. Ma quando in maniera soft, ipocrita, si mette in piedi un ricatto rispetto alla possibilità di lavorare e ti tolgono risorse, beh, si fa nella sostanza la stessa cosa, o accettate di piegare la testa o non arrivano le risorse. La Campania ha accettato di non piegare la testa. Quando hai istituzioni che dormono o che tentano di ricattarti, si deve combattere. Se vogliamo essere donne e uomini liberi.